Ciao a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale. Ciao a tutti. Buongiorno. Bene. Allora, perdonatemi per due cose. La prima, questo mostro che ho sul labbro che mi sta uccidendo da 3 giorni. E la La seconda, seconda no, sono io. Ah no, no. parlo col naso, sono raffreddata da 7 giorni. E la terza, no, non c'è, erano solo due. Vabbè, sono abbastanza impresentabile in questo video, mi spiace. Io invece, eh. Ok, e niente. Come potete notare dal titolo, oggi faremo appunto. Che facciamo? Come si dice? Come si dice? Come una vocale? Assaggio. Che facciamo? Oggi Che facciamo oggi di bello? faremo il paragone tra prodotti di marca e prodotti dell'MD. Dove sono? Per chi non Ah, io sono sapesse che MD. cos'è l'MD, è questo discount che vi metto qua in mezzo. Credo che l'MD penso si trovi in tutta Italia, anche perché giù a Napoli c'è, quindi credo che ci sia anche nelle vostre zone. Se è così, fatemelo sapere, sui prodotti. Ma io ancora non ho capito, quindi cosa faremo in questo video? In questo video faremo il confronto tra prodotto di marca e l'MD e dobbiamo anche appunto indovinare con questa bellissima benda di Harry Potter Speriamo di non qual è fare. il prodotto di marca e qual è il prodotto dell'MD. Faremo poi a turno. Speriamo di non fare Bando alle figuracce. ciance, se il video è di vostro gradimento lasciate un like, Anche commentate, due, eh. iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Detto questo possiamo iniziare. Vamonos. Allora, vabbè, dato che ce l'abbiamo già qua, iniziamo con le gocciole. Queste sono le gocciole dell'MD, si chiamano frollini con gocce di cioccolato e pesa 700 grammi. Questo costa 1,69 euro. Invece l'altro? Ma forse li ha fatti Salmo, vedi? Marca è Le Bon. Queste altre invece sono le gocciole famosissime, sfido chiunque a non averle mai viste, non averle mai mangiate, e le abbiamo comprate al Carrefour, come tutto il resto dell'altra roba che assaggeremo, che sarà di marca. Le gocciole costavano 2,39 euro, ma dato che io ho la carta payback, sconto del 70, sì, 70 centesimi. 70 centesimi, stavo per dire 70%. E quelle pesano il sacchetto più piccolo, Queste sono, aspetta se lo trovo, mezzo mezzo chilo, l'hai visto prima tu? chilo. Il primo che verrà bendato è Guido. Adesso lo bendiamo, questa bellissima cosa qua. Vai, è un po' fastidioso sto coso. Aspetta, forse mangia che c'ha l'occhiale, che Mi dici? sa. Se non li vogliamo rompere qua. No, più che rompere mi sa che ci vedi lo stesso. Sì, oh, Vabbè. vedo tantissimo, guarda. Vedo Vabbè. così tanto nero. Com'è? Una chiavica, Allora, sta com'è? proprio a È sinistra. brutto non vedere niente, però ne Ok, adesso faremo. apriamo le gocciole. Prendiamo una da qua e una da qua. E ti do questo. Questo, vedete, gli do questo qua. Penso che riesci a tenerle mani. Mi piace essere imboccato. Lo so. Senti la consistenza del biscotto, i sapori. Dopo vado a prendere l'acqua su, intanto gli facciamo assaggiare anche l'altro. Vai. Vabbè, direi che a me mi è toccata una challenge facile. Penso che puoi anche togliere. Bene, qual era quello originale? Qual era quello tarocco? Chiamiamolo così, ma sono buone anche le cose Scusa, dell'MD. no, non ci vedo. Ah, siamo tornati. L'originale ovviamente era la seconda. È quella. Giusto! Perché c'erano pure dubbi. Si sente. Bravo! Esteticamente si vede anche la differenza, perché le gocciole originali sono più spesse. Più cicciotto. Questo è quello originale e queste sono quelle Girano LMD di profilo. di profilo. Un po' più cicciotto. Sì. E sono anche forse un po' più colorate. E la Beh, prima è andata. Sei devo dire stato che fortunato. non erano di cattivo gusto anche quelle dell'MD, Il però rapporto indubbiamente qualità-prezzo.
Più che altro, secondo me, è per il cioccolato, no? In quello originale il cioccolato si sente di più, mentre in quelle dell'MD sa meno di biscotto al cioccolato, sembra proprio un biscotto un po' classico che ha questo retrogusto, mentre quelle originali lo senti proprio subito, appena lo morso senti proprio il cioccolato che fa da padrone in tutto il gusto. Calcolando che la differenza tra i due prodotti è di 70 centesimi, a favore di quelli dell'MD che li abbiamo pagati di meno, c'è da dire che quelli dell'MD sono 200 grammi in più. Quindi spetto anche a voi fare un bilancio, provatelo anche voi e poi ci farete sapere, giusto? Ce lo scrivono? Speriamo. Ce lo scrivono, ce lo scrivono. Il prossimo prodotto è un dolce. Facciamo prima tutti i dolci così ce li togliamo di mezzo. Per non dire dall'altra parte, vabbè. Ecco. Abbiamo Kinder Pinguì originali e lo snack al latte con cioccolato di copertura dell'MD. Un nome più lungo non si poteva trovare. Stavolta tocca a me assaggiare, quindi Quindi non vale niente, Nadia, devo fare io, giusto? mi bendo. Prego. Oh, c'è la capa grossa però, non si chiude qua. A posto? Vedi Sì. qualcosa? No. Sicura? Cosa Sì. sto facendo? Ho gli occhi chiusi. Ah, ecco. Lo scoprirai più avanti. Allora. Arriva il primo. E mordi! Non morde, non morde. Non c'ha fame, non c'ha fame. Ce l'hai? Ce l'hai bene in mente? Sì. Andiamo col prossimo. Ma è rimasto in gola. Non mi morire però. Ci sei? Apri la bocca. Ci sei? Apri la bocca. Dove io le sento solo aria. È l'aria, com'è buona. Allora, il Mamma. verdetto qual è? Capito, ma prima faceva quella, eh? Vediamo se la freghiamo. No. No? Allora, ho morso il primo e ho morso il secondo. Al primo morso che ho dato, il sapore era molto simile, ragazzi. Ma quando ho continuato a masticare il secondo, aveva un sapore un po' più artificiale dell'altro. Però la morbidezza è uguale. Quindi io credo che il primo sia il Kinder Pinguì originale e il secondo è quell'altro. Grazie, grazie. Passiamo al terzo dolce. Abbiamo, I Nutella Biscuits. che conoscono credo tutti, A chi non li conosci questi? 2,99 euro. Il prezzo non è mai cambiato perché è sempre stato lo stesso. E poi abbiamo Boccia. Un attimo, Boccia, non abbiamo detto il prezzo dei Kinder Pinguì. Dei Kinder Pinguì. Ops, è vero. Questo è importante. Ah sì. Eh sì. Kinder Pinguì originale 1,95 euro. Kinder Pinguì tarocco 1,09 euro. Quindi abbiamo 172 grammi per 1,45 euro. E abbiamo 304 grammi per 2,99 99, eh? Non 99. 3 euro. Era troppo difficile in effetti scrivere 3. Come 300 304. A parte ciò, vediamo se Guido indovina. Oddio, cremoso. Non dire ancora nulla, eh. Assapora e poi ti faccio sentire l'altro. Dimmi quando ci sei. Bada. Ok, dentro sono molto simili, eh? Questi li chiudiamo ermeticamente. Attendiamo qualche secondo per il responso. Puoi anche togliere la benda. Qua non è proprio facile facile, eh. Sono simili?
Che mi sa che l'avevo già assaggiati, bocce. Devo dire che sono simili, però c'è una differenza. La Nutella. Cioè, in uno proprio sento il sapore della Nutella, la vera Nutella che compriamo nelle bocce al supermercato. Nell'altro invece era buono, per carità, però sentiva che non era Nutella. Quindi dico che il primo è il Nutella. E il secondo... boccia. Bravo! Meno male. Bravissimo! Beh, per ora stiamo indovinando tutti i prodotti, quindi... Abbiamo il Giro Giro Olé di marca La Dolce e... Girella Motta, che dovrebbe avere lui, ma fa niente. Ha voluto darmi i prodotti di marca a me adesso. Una volta, capito? Stavolta tocca a me assaggiare. Ci siamo però accorti troppo tardi che la Girella Motta ha il vortice con il panispagna di cacao e l'altra è il classico, perché il classico ha il panispagna bianco. Ok, in questo caso vedete, Giro Giro Lè e Girella Motta. Però fa niente, penso che il gusto non è che cambi più di tanto. E quindi adesso mi bendo. Ah, come? Tu a me mi bendi a me e te ti bendi, no, pure mi bendo tu. Nel senso... tu a me mi bendi tu. Beh, è stato facile, dai. Sono pronta! Sei pronta? Aspetta, una domanda, rispondi, non che apri la bocca, cioè, sei pronta? Sì. Oh, ma mi piace. Eccolo, arriva. Che ridi, mangi, che ridi. Viene da ridere. Ride. Devi mangiare, devi ridere. Qua siamo seri, ti ho detto. Ci sei? A parte che a me la girella non mi fa impazzire, però. Ci sei? Sì. Prendiamo quest'altro. Apri. Di più. Ancora un po'. Oh. Apri. È troppo. Se no non entra. Ok. Molto simili sti gusti. Sei sicuro? Sono molto molto simili. Vedo poca differenza. Forse troppo simili, che dici? L'ultimo c'ha qualcosa di diverso, però non capisco cosa. Che non è il cioccolato, sappiatelo. Proprio un aroma. Aspetta, riprova l'ultimo, dai. No, riprovalo, no. Riprovalo. No, perché poi mi disgustano. Fidati, riprova l'ultimo. Questo è una Girella Motta. Sa di cioccolato. Hai fatto assaggiare due uguali? No, io. No. Farei mai una cosa del genere. Io. Erano troppo simili i primi due. La morbidezza è identica. Anzi, il pan di morbidezza. Ah. Anzi, la Girella Motta si spappola molto di più, anzi è piena di crepe. Invece l'altra è... come dire... un po' più compatta. Vabbè, è più compatta, invece quella si, come se si sbriciolasse, ecco. Abbiamo il Giro Giro Lè, 1,29€, e Girella Bauli, Bauli, non è una motta? Bauli. Non so perché ho scritto Bauli, lasciate stare. 2,25€, il peso credo che bene o male... ah, ne escono, ok, Girella Motta ne escono 8. Snack. Ole 6. E niente, direi di passare, magari prima del salato, così beviamo, a una bevanda, l'unica bevanda che abbiamo qui. Ma i bicchieri ce li abbiamo? Sì. Ah, almeno quelli. Qui abbiamo Santal. Ma come lo piazzavi? Ah, c'è Santal. Che scritto qua? Dolce di natura. Ah, c'è Santal che costa... costa 1,85€ ed è quanti litri? 5. Ah, ah, ah. Ah no. Quando è? Leggi. Dov'è? Non c'è scritto, dov'è?
Uno. Un litro? One liter. Ok. Adesso vi spiego perché ho questa netta differenza tra i due. Praticamente non posso bere determinati succhi, che sia pesca, mirtillo, cose con troppa frutta, perché mi fanno allergia, e vado sempre più sul succo aceo. E l'unico che, diciamo, mi ispirava da prendere era questo nella bottiglietta di vetro, che costa 45 centesimi. Vicino. Ed è 200 ml. Ah, boh, sì. Succo aceo, Viviland, la marca. Santal è ace, penso che ci siano gli stessi ingredienti all'interno. Ovviamente è più grande, all'interno non ha zuccheri aggiunti e, ripeto, 1,85 euro, che in realtà per essere un succo di marca non è neanche così tanto alto il prezzo. Ok, prima gli facciamo assaggiare questo qua che vi sto facendo vedere, se è odore di ace o qualche... Meno male che odore di ace, chiamo con... Vabbè, a lui almeno il naso funziona, a me non tanto, sono ancora raffreddata. Ok. Porca. Amo, io non ci vedo. Sto lasciando questo piccolo incidente di percorso. Questo e l'altro. Vada. Non ci incischi. I succhi, sinceramente, quelli di sottomarca, io li prendo spesso e sono buonissimi. Al massimo c'hanno più zuccheri. Devo dire che, a prescindere da tutto... Che ora sicuramente sbaglierò. Il primo, secondo me, era più buono, a prescindere da quale fosse. E già, e io, guarda, vedi, io stavo per sbagliare, però ho visto la sua espressione quando ho detto questa frase, e quindi cambi la mia versione. Il primo è il sottomarca, il secondo no, è quello Santal. Stavo per dire il contrario. Vabbè, però alla fine tu hai detto che, a prescindere da quello che è, ti piace di più il primo. Sì, sì. Il primo mi sa proprio più di succo, mentre il Santal, non so, magari è questo gusto in particolare, magari quello bevete ogni giorno e vi piace. O magari perché non ha zuccheri questo aggiunto. Non lo so, ma a me sinceramente sapeva un po' più di liquido allungato, un po', non so come spiegarlo. Quell'altro mi sapeva proprio più di succo, sentiva proprio più di concentrato. Frutta, sì. Qui abbiamo le Lay's, che credo conoscano tutti, sono patatine americane se non sbaglio. E qua abbiamo marca MD, che io compro sempre, Joker Snack, patatina classica si chiama. Ding. Ok, direi che posso bendarmi beatamente e ci vediamo dopo. Gli occhi, perché qua sotto un filino di luce esce sempre, quindi non voglio barare. Hai capito perché hai indovinato prima? Questi sono i miei trucchi. Mi è schizzato qualcosa in faccia. Non sono neanche troppo salate. Porca miseria. Queste sono salate. Qua mi è arrivata la nota di salato incredibile. Qua è difficile. Nella seconda sento più il gusto di patata, però sono più salate delle altre. La croccantezza è identica, non cambia. Ma credo che le prime fossero queste. Queste qua che non vedono là, queste. Ah, quelle di sottomarca, delle MD, e le seconde erano le Lay's. Ragazzi, questa era difficile, potete capire da tutti di sbagliare, ma non fate una colpa, dai, cioè, capita. Capito? Dai, avrei sbagliato anch'io. È giusto. Ho indovinato? Vai! Mamma mia, ragazzi, le Lay's sono salatissime, non me lo aspettavo. Allora, queste sono 300 grammi e costano 1,29 euro, quindi prezzo perfetto. Queste le abbiamo trovate all'MD in offerta a 2 euro. Non so quanto costano normalmente.
E sono quanti grammi? 300. 300 uguale. Io direi che MD batte l'Ace al 100% perché la patatina troppo salata mi richiede tanta acqua. Un prodotto visto, troppo salato, troppa sete dopo. E visto che di acqua non ne abbiamo. Abbiamo solo il succo allungato, come dice lui. E niente. Ultimi due prodotti, molto molto difficili, a parte il prosciutto, credo. Perché ha mai assaggiato il prosciutto di Parma? Stagionato 15 mesi, se non erro. Cioè questo l'abbiamo preso... 16. 16? Ok. Questo l'abbiamo preso stagionato 16 mesi al Carrefour. Però è prosciutto di Parma, ve lo garantisco. C'è anche scritto. Non so se si vede. Stagionato 16 mesi. Si vede. Si vede. E di qua abbiamo marca MD, prosciutto crudo, la bontà fetta su fetta, la fattoria. Prosciutto che compro sempre, è un prosciutto confezionato, questo non è confezionato, ce l'ha tagliato davanti a noi. Sarà sicuramente migliore questo sotto quel punto di vista, perché comunque un prodotto confezionato c'ha anche un profumo diverso. Comunque, prosciutto crudo... abbiamo preso un letto, veniva a 3,89 euro al letto, se non sbaglio, l'abbiamo pagato 4,05 euro, praticamente una rapina. Ok. Quello confezionato 1,69 euro. Quello confezionato sono 100 grammi. Allora, questo è così. E questo è così. Ok. Gli facciamo assaggiare questo. Sì, prendiamo un pezzettino. Vada. Lui non vuole tappare il naso perché io gli ho detto di tappare il naso, che secondo me il prosciutto si capisce molto facilmente anche dall'olfatto, però. Diamo la prossima. Assaggiamo, ti do la... la stessa identica parte, più o meno. Che okay. Culo. La parte dove non c'è il nervo. Ah. Vai. E ci siamo. Questo lo assaggio pure io. Ti dirò, anche la differenza qua non è tantissima, eh. Pensavo di più. Direi secondo Parma. Qual è la cosa che ti ha fatto dire il prosciutto di Parma? Perché, banalmente, sarà il fatto che l'abbiamo preso uno a salumiere e uno confezionato. Quell'altro mi sembrava un po' più fresco proprio. Per proprio come sapore in bocca era un po' più fresco, non so come spiegarvelo. Sapeva proprio di... era un po' più bagnato, un po' più saporito, un po' più fresco, non c'è un altro termine, non so spiegare. Ovviamente se l'avessimo comprato confezionato, che c'era il prosciutto di Parma confezionato, però costava di più, quindi mi sono fatta furba e ho detto prendiamolo a letto, anche se è stata un po' una furbata, perché la differenza, anche se sono simili, lui si diverte, si vede soprattutto da questa cosa che immaginavo che ha detto lui. Ultimo prodotto e poi vi lasciamo in pace, ve lo giuriamo. Era ora. Se volete magari altri episodi come questi, non dell'MD, magari proveremo l'Eurospin, la Lidl, diteci voi quale scegliere e noi lo faremo il prima possibile. La robiola. Qui abbiamo la robiola Osella, 1,85 euro, e qui abbiamo la robiola della... marca Malga Paradiso, formaggio fresco, prezzo 89 centesimi, un euro di distacco, e la grandezza è uguale. Allora, siamo pronti per l'ultima challenge. Direi di partire da... Ragazzi, io sono un amante dei formaggi. Partiamo da questo. Open. Ole. Allora, premessa, non ho mai assaggiato la robiola in vita mia. È uno dei pochi formaggi che non ho mai assaggiato. Molto cremoso, è un formaggio spalmabile, deduco. Molto cremoso, ha la consistenza della Philadelphia, ma è un po' meno pastoso. Ora le diamo quella, quella là.
Belle sti cose trabocchetto. Questa è bella pastosa. Pastosa, più salata, si sente di più il latte ed è anche più saporita, devo dire. Per chi piace il formaggio più salato, se ti piace il formaggio meno salato è meglio la prima. Credo comunque che la seconda sia la Robbiola e la prima sia quella sottomarca. La prima. La prima è quella Tarok Barok. Sei La seconda? corretta? No. No, Allora è perché ho giusto. detto la seconda è la Robbiola. Allora è giusto. E Congratulation. Abbiamo vai! fatto un Ragazzi, siamo bel. stati bravissimi! Bene, ragazzi, questa era la fine del video. Spero tanto che vi sia piaciuto. E come fa a non essergli piaciuto? I gusti non discutandum. Non Dei gusti. discutandum. Ma questo non ci sono, questa è De gustibus oggettività. non discutandum est. Sì! Pura latina. Ho fatto latino in terza media. Vabbè, bando alle ciance, questo non mi interessa. Bene, ragazzi, questa era la fine del video. Ripeto, se vi è piaciuto il video, lasciate like qua sotto, commentate, cioè iscrivetevi qua Cara, sotto, scrive. sì, sulla Vabbè tua che è grossa, nasca, però. e commentate appunto con un altro discount che volete vedere o magari altre tipologie di sfide. Aspetta di iscriversi al canale. Sì. Aspetta di mettere mi piace. Sì. Aspetta di commentare. Sì. Aspetta di condividere. Sì. Bella detta che è scemo. Detto questo, ragazzi, ci vediamo al prossimo video che, come sempre, non vi spoilerò Spoilerò nulla. nulla. Non si ricordava. Ciao.